E di nuovo spesa Lidl. Altra spesa pazza. Questa volta banco per seghetto alternativo. Eccolo qua. Mesa de Sierra de Calar. Chi è? Questo serve praticamente per metterci il seghetto alternativo. Allora qui togliamo intanto tutti questi pezzacci di coso. E cominciamo a capirci qualche cosa per il montaggio. Allora, qui abbiamo le staffe per fissarlo al tavolino, e poi qui abbiamo tutta una serie di minchiate, varie minchiate, che suppongo servano per fissare il seghetto alternativo al banco. Come funziona? Allora, noi qui abbiamo praticamente, a parte che basta leggere le istruzioni, ma io in genere non le leggo mai, cerco di fare da solo. Allora, qui praticamente abbiamo il riscontro mobile che andrà messo qui, così, zap. Ok? Utilizzeremo questa scanalatura e questa. Ma dai, sì, è così, no? Però magari così, perché poi il seghetto va qui, quindi poi il riscontro va a zero, qua dove ci saranno le lame, fino a qua giù, che sarà più grande. Questi qui suppongo siano per il, certo bisogna fare pure un po' di ordine tra le varie righe che ci stanno, le varie rondelle. Poi abbiamo, te le faccio vedere perché qui ci sono le parti mobili e le parti fisse. Parti mobili e parti fisse, queste vedi qui praticamente sono quelle relative, questo bordo strada, lo Scolab sta sulla strada con un negozio. E praticamente queste serviranno qui in questi buchi insieme a queste per fissare il seghetto alternativo. Questo è quello che penso, non è detto che sia quello che succederà veramente. Allora, questo è stato fatto per il Parkside, però vuoi mettere il gusto di provarlo con un Bosch, perché lì c'è scritto che pure il Bosch potrebbe funzionare. C'è da dire che Pullman, c'è da dire che qui non ho l'energia elettrica e quindi il seghetto alternativo a batteria è proprio veramente la chiave di volta, possiamo dire, quello pensato. E noi ce l'abbiamo sempre della Parkside. Quindi noi andremo a fissare questo qui. Allora, intanto cominciamo con il mettere gli riscontri, questi qui. Qui abbiamo uno a frizione, lo faccio vedere, lo metto vicino. Eccolo qua, che sta a leva, no? E poi ne abbiamo uno così, a pomello. Adesso andiamo a vedere qui le istruzioni. Micio. Adesso sto tenendo anche la luce bassa perché avviso montaggio francese. Tac, qua, ecco qui, e ci siamo.
Questi ci sono tutti, questi pezzi, tac, forse ecco. Allora, ci siamo qua, ecco qui. Qui ci sono tutti questi pezzi, ho verificato. Qui ci fa vedere come si vanno, come si montano. E di fatto, non so se riesco, sì, vedete qui i galletti con quella specie di trattore esame, con quella specie di ponticelli che avete visto prima, che servono per fissare il seghetto alternativo, tac. E poi mettiamo qui nel disegno, riusciamo a vedere che, ecco, allora qui nel disegno riusciamo a vedere che qui metteremo il pomellino e qui sopra metteremo invece la vite a frizione. Non so se è giusto chiamarla vite a frizione, ma io la chiamo così. Quindi qui il pomello e qui la vite, qui sopra la vite. Bene. Io intanto mi tolgo di mezzo proprio pomello. Chiaramente si tratta di una cavicchia, cioè c'è il pomello che si avvita su quella che è una cavicchia che ha i lati squadrati, vedete qua su qui i lati squadrati, e questa la passiamo da qui dietro, così il lato squadrato blocca la cavicchia. C'è la rondella e c'è il pomello. Qui già siamo praticamente a un buon punto di montaggio. Poi di qua stessa cosa, poi vengo lì, ve lo faccio vedere lì, ve lo faccio vedere là. Qui c'è questa vite, chiamiamola frizione, va, con questo termine, non so se il termine è giusto, la mettiamo qui. Questa non gira perché c'è la scanalatura quadrata, c'è la rondella con la molla, attenzione, e poi c'è la vite. Questa già la sento che è già abbastanza antica da montare. Eccola qua. Vedete, la vite si è incastrata lì dietro. Stessa cosa vale per quest'altra cavicchia che è bloccata all'interno della sede del taglio. E questa è la, diciamo, la vite di blocco. Poi questa qua così, zac, e blocca il riscontro. Questa parte l'abbiamo fatta. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo preparare tutti questi peschetti. Allora, dobbiamo mettere i punti di vedere qua. Allora, qua. Perché così rimangono a filo. Poi se ne mette un'altra qua e un'altra. Questa va qui. Rondella, questo dado. Ecco qua, così le viti sono ferme. Dopodiché subentra questo cavalletto, la rondella e il galletto. Questo non so che cosa era, mi sembra un Fiat, trattore Fiat. Ecco qua, questi cavalletti tutti e quattro che poi verranno allentati serviranno per il fissaggio qui. Andranno così del seghetto alternativo, della base del seghetto del, come si chiama? Boh.
Eccole qua. Beh, allora qua, adesso la fase più interessante, che è il fissaggio. Vediamo se ci siamo, eh? Questa è la rama, noi mettiamo, che ne so, mettiamo un 60 cm, fissiamo prima questo, qua 60 cm, fissiamo dove sta, a questo punto. Una cosa da tenere bene a mente, col problema che ho avuto anche su quell'altra, è che questo gioco chiaramente fa sì che il taglio non è che sia molto preciso, quindi bisogna andare con molta cautela, delicatezza e si avanti.